Qui in Italia, è un po' particolare, la mentalità è ancora un po' chiusa, ancora è visto come una donna che fa un lavoro da uomini, una donna che picchia come un uomo perché vuoi essere come un uomo, mentre invece io, come tante altre mie colleghe, ci teniamo tanto a ribadire, insomma, a sottolineare il nostro lato femminile. Io mi sento molto femminile quando combatto, quando sto in gabbia, mi sento molto fighter invece quando sono davanti alla fotocamera. Quindi, diciamo, sono due aspetti in me che convivono, coesistono e, diciamo, si completano a vicenda. Principalmente essere una modella che lavora per il sito suicidegirls.com. È un sito che è nato nel 2001, per rappresentare un ideale di bellezza, diciamo, alternativa, fuori dagli schemi, come una versione, diciamo, tatuata di Playboy. Quindi lasciando alle ragazze la possibilità di scegliere i loro costumi, capelli, trucchi, piercing per i loro photoshooting. Le donne sono molto più aggressive degli uomini e non mollano mai. Le donne non fanno mai un passo indietro, quindi secondo me è una visione interessante di questo sport. Siccome è uno sport in grande evoluzione, mi piace vedere come si evolve in maniera particolare nelle donne. Adesso si arrivano a vedere dei match femminili che sono di livello quasi più alto di tanti match maschili che si vedono, mentre prima invece c'era un po' questo stigma che i match degli uomini erano belli da vedere, erano tecnici, mentre le donne si azzuffavano e basta. In Italia molto più che negli Stati Uniti, tant'è che dopo qualche anno di carriera professionistica ho deciso appunto di andarmi a allenare lì, proprio perché in Italia per numero di partecipanti è difficile trovare donne con cui allenarsi. Saremo 5, 6, massimo 10 professioniste in tutta Italia di pesi diversi e tutte sparse in giro per il paese. Negli Stati Uniti, nel New Mexico, dove c'è una palestra molto grande con un team femminile gigantesco, sono 15 ragazze del mio peso lì. E mi sono resa conto di come è vista diversamente. Col fatto che ci sono più atlete e le atlete arrivano a livelli più alti, vengono considerate esattamente come gli uomini, atleta, senza sesso, senza preferenze, senza pregiudizi, quindi in America è molto più aperta. Qui in Italia, è un po' particolare, la mentalità è ancora un po' chiusa, ancora è visto come una donna che fa un lavoro da uomini, una donna che picchia come un uomo perché vuoi essere come un uomo, mentre invece io, come tante altre mie colleghe, ci teniamo tanto a ribadire, insomma, a sottolineare il nostro lato femminile. Tengo a mostrare quanto sono donna sia dentro sia fuori la gabbia. Se una si sente femminile, è giusto che ribadisca la sua femminilità, è giusto che la mostri in ogni occasione e non mi piace l'idea che una donna debba provare a combattere come un uomo. Penso che una donna debba combattere come una donna perché non abbiamo nulla da invidiare agli uomini, abbiamo semplicemente fisici e tipi di potenza diversi. Assolutamente è uno sport in cui nulla può essere lasciato al caso, tutto va curato nei minimi dettagli e ovviamente uno non si può permettere di fare la rissa o di lasciarsi prendere dalla rabbia o di sfogare la propria violenza con questo sport. Che le MMA derivano dal valetudo e proprio il nome valetudo fa pensare alle persone che valga tutto. In realtà le MMA hanno un codice. Le MMA, prima di essere uno sport, sono state un insieme di regole, sono un codice col quale hanno stabilito cosa si può fare e cosa no in questi incontri nati all'inizio degli anni 90, che prevede appunto un codice di regole, certe cose si possono fare, certe cose no. Il regolamento c'è, le tecniche da applicare sono moltissime, ha poco a che vedere con la lotta da strada o il combattimento, insomma, o uno scontro che può avvenire in un bar il sabato sera. In generale è uno sport molto seguito dagli uomini. Capita molto spesso che le fighter di MMA siano delle donne bellissime, quindi c'è una grossa fan base di uomini. Le donne in generale lo seguono poco questo sport, però io spero, insomma, che il trend cambierà perché penso sia una disciplina che possa dare molta fiducia in se stesse, molto utile per l'autoaffermazione, per rimuovere un po' di stigma sulla differenza tra uomini e donne. È una cosa che mi imbarazza moltissimo quando la gente mi fa: ah, che fai? Allora mi meni? Ah, ti prego, non mi menare, ah, allora sei pericolosa. Mi sembra una cosa un po' ridicola.
molti pensano che una donna non sia in grado di combattere, una donna non debba combattere ed è orribile vedere una donna che combatte. Che volgarità le donne che combattono, è una frase che ho sentito un milione di volte. Io sono stata molto sottovalutata e chiamata poser, mi è stato detto che io volevo fare MMA soltanto per mettere poi le foto su Instagram, quando ho perso degli incontri mi è stato detto che io andavo a fare match soltanto per farmi fare le foto con la faccia cattiva. Poi quando vinco tutte queste voci non girano più, ah com'è forte, com'è tecnica e com'è brava, quindi bisogna insomma abituarsi un pochino a farsi entrare cose da un orecchio e farlo uscire dall'altro, bisogna avere il coraggio di seguire la propria strada, seguire i propri sogni e fregarsene di tutto alla fine. Secondo me moltissimo, cioè se pensi a un meccanico, un idraulico, una guardia del corpo, non pensi mai a una donna che viene ad aggiustarti i tubi, una donna tipo a sistemare la macchina o cose così, quindi secondo me ci sono parecchi lavori che vengono considerati lavori solo per uomini. E in America mi sono resa conto di quante atlete arrivano ai vertici. Una ragazza con cui mi alleno negli Stati Uniti è stata 21 volte campione del mondo di pugilato, campione del mondo dell'UFC, insomma ci sono molte donne che sono arrivate in alto e anche nella politica, per esempio in America è molto più diffuso il ruolo femminile anche in alte cariche. Adesso iniziamo a vederlo anche in Europa, un pochino anche nel nostro paese, quindi io mi auguro che anche la politica venga presto presa in mano dalle donne. Mi ha dato un'enorme iniezione di autostima, mi ha indirizzato su una vita molto più felice e serena. Non sono mai stata così felice da quando ho scelto di fare questo sport come scelta di vita. Insomma, è stato uno sport che mi ha dato tantissimo.